Amici di Agricoltura Oggi, state vedendo la puntata 1201. La iniziamo con una manifestazione che è stata promossa dall'Istituto Alberghiero di Pescara Filippo De Cecco, un galà dedicato all'olio extravergine d'oliva. In questo contesto abbiamo avvicinato anche un grande cuoco e interprete della cucina del territorio abruzzese, Lorenzo Pace, che è anche presidente dell'Unione Regionale Cuochi d'Abruzzo, URCA, ed è autore di un libro molto interessante che parla proprio di questa attività, di questo mestiere così importante. Lorenzo Pace, presidente dell'Associazione Regionale Cuochi d'Abruzzo, ha scritto un libro professionale, dobbiamo dire, un libro didattico per i giovani che devono apprendere i segreti della cucina e con delle anche raccomandazioni, è vero? Soprattutto delle raccomandazioni, infatti non è un ricettario, il titolo del libro è Il cuoco contemporaneo e tratta di concetti di cucina e di professionalità, perché il messaggio che si vuole mandare è che la cucina è molto di più della ricetta, come diceva uno chef negli anni 70. Prima di tutto bisogna conoscere, capire, studiare, confrontarsi, insomma saper unire scienza ed esperienza. C'è bisogno prima di tutto di cultura gastronomica e la cultura gastronomica chiaramente si acquisisce principalmente con il confronto e con la ricerca. E il filo conduttore di questo libro è principalmente incentrato su questi concetti. Allora, Lorenzo, in questo libro ci sono sicuramente degli spunti per quanto riguarda i condimenti, quindi per quanto riguarda il principe, l'olio extravergine d'oliva, immagino, vero? Assolutamente sì, oltre all'etica professionale poi indubbiamente parliamo di cucina e di cucina parliamo della qualità dei prodotti. Ormai è diffusissimo e è risaputo da tutti che un buon piatto per essere tale ha bisogno di un prodotto che sia di qualità. Se c'è qualità il piatto ha oltre la metà del suo valore attraverso il prodotto. È un prodotto per eccellenza perché non può mancare in nessuna cucina e di cui il cuoco non può fare a meno, a mio avviso ovviamente, è l'olio extravergine d'oliva. Senza olio è impossibile valorizzare un piatto. Qualunque piatto ha bisogno del suo condimento. Il condimento principe è l'olio extravergine d'oliva. L'Abruzzo ha la fortuna, grazie al suo microclima, alle sue 24 varietà di olio, di avere la possibilità di scegliere l'olio più appropriato e più adatto per ogni preparazione. Ogni preparazione per cui sarà estremamente valorizzato da questo ingrediente fondamentale e necessario nella cucina. Abbiamo ascoltato Lorenzo Pace, non dimentichiamo che l'intervista è stata realizzata in un contesto, il galà dell'olio extravergine d'oliva, che è stato organizzato dall'Istituto Alberghiero di Pescara. Per questo vi proponiamo due interviste che credo vi interesseranno. Intanto la coordinatrice di questo progetto che coinvolge i giovani studenti dell'istituto è un esperto di olivicoltura e olio extravergine d'oliva, l'agronomo Luciano Pollastri. La professoressa Rossella Cioppi ci descrive un po' questo progetto, insomma voi state portando avanti
queste lezioni sull'extravergine ormai da parecchi mesi in un progetto ampio di caratura europea, è vero? Sì, in realtà sono 6 anni che c'è questo connubio speciale tra l'Istituto Alberghiero e Turistico De Cecco e l'olio. Noi abbiamo realizzato dei corsi a tema olio, adesso stiamo preparando la terza edizione del progetto PON, il futuro in un filo d'olio, in cui i ragazzi scoprono il mondo dell'olio a 360 gradi, quindi da un punto di vista del prodotto, con le qualità, le varie cultivar, i vari tipi di olio, e fanno l'assaggio professionale dell'olio, scoprono quanta cultura e quante tradizioni c'è dietro la produzione dell'olio in Abruzzo, anche da un punto di vista storico, culturale, artistico, e poi curano anche gli abbinamenti tra l'olio e il cibo, e quindi non per ultimo anche l'importanza dell'olio per la salute. Quindi un po' ci immergiamo nel mondo dell'olio a 360 gradi, e a breve inizierà proprio la terza edizione del nostro corso. Visto che si parla molto di competenze, questo proprio è un esempio classico, cioè si studia per le conoscenze ma poi si studia anche in più per le competenze. Esattamente, e tra l'altro è un progetto che è spendibile per tutti e tre i nostri indirizzi, perché sia per l'indirizzo turistico, perché noi progettiamo anche degli itinerari turistici enogastronomici e quindi anche legati all'olio, per l'indirizzo di sala e per l'indirizzo di enogastronomia, quindi è veramente un progetto che nella nostra scuola è veramente riuscito. Tra l'altro anche sempre molto seguito da tanti studenti. Luciano Pollastri, agronomo, grande esperto di extravergine. Ecco, gli facciamo una domanda che secondo me è di attualità, no? Adesso non si parla più solo di un olio extravergine nel senso generale, ma bisogna sapere riconoscere dal fruttato leggero a quello intenso, perché insomma c'è anche, come dire, una cultura dell'abbinamento. Sì, infatti diciamo che attualmente sta prendendo sempre più forza l'aspetto legato all'utilizzazione sapiente e anche, devo dire, ragionata di un olio in cucina. In genere siamo sempre stati legati all'olio come base di cottura. In realtà l'olio è un principe dei condimenti e soprattutto riesce a esaltare le caratteristiche di un piatto. C'è sempre da ribadire un concetto di fondo: mentre il vino accompagna sostanzialmente la pietanza, l'olio ne fa parte, quindi è parte integrante del piatto. Questa non è una cosa di poco conto, perché significa che interagisce in maniera sostanziale col piatto. Quindi già il fatto che i fruttati possono essere diversi sia come intensità ma anche come caratteristiche, per esempio le varie nuance di pomodoro o di carciofo, di cardo, di mandorla, eccetera, eccetera, possono interagire con il piatto. È chiaro che le componenti poi che si possono sovrapporre non sono soltanto quelle aromatiche, ma anche quelle gustative più importanti, come l'amaro, soprattutto il piccante. Oli particolarmente amari in genere accompagnano in maniera direi anche un po' in contrasto favorevolmente piatti molto dolci. Basta pensare per esempio alla vellutata di zucca, che potremmo annoverare tra i piatti più dolci al palato, può essere in maniera intrigante, in maniera sapiente, essere modulata e, se vogliamo, contrastata attraverso un buon olio fruttato, aromatico, ma anche amaro. Da questo connubio esce un piatto sicuramente più interessante e più intrigante. Continuiamo ad occuparci di olio extravergine d'oliva, ma lo facciamo da una prospettiva diversa, quella della formazione. Incontrerete fra qualche istante con noi un giovane studente della Facoltà di Scienze Agrarie delle Marche ad Ancona, che ha frequentato un periodo di tirocinio, uno stage presso un grande frantoio che fa della ricerca la propria missione fondamentale. Thank you.
Giacomo Puca è un giovane studente di scienza agraria della facoltà di scienza agraria dell'Università di Ancona e sta facendo una esperienza lavorativa in questo frantoio che si trova a Penne con l'ingegner Di Mercurio che, come dicevo prima nell'altra intervista, è molto impegnato nella ricerca in frantoio per migliorare la tecnologia. Qual è intanto un'impressione su questo aspetto? È uno degli olefici più all'avanguardia non solo nel territorio ma a livello nazionale e finora la mia esperienza è assolutamente positiva e credo che una delle sfide principali che deve saper fronteggiare un oleficio abruzzese è quello di offrire una lavorazione della materia prima, delle olive, che sia all'avanguardia, con strumenti all'avanguardia, allo stesso tempo valorizzando quelle che sono anche le cultivar del territorio, le cultivar autoctone, per offrire un olio che sia di qualità con una delle proprietà chimico-organolettiche dell'olio che siano quanto più vicine possibile a quelle della materia prima di partenza. Ecco, quanto è utile un'esperienza del genere, possiamo dire, sul campo e in frantoio, perché c'è sia l'aspetto agronomico che quello di trasformazione. Quanto arricchisce? Arricchisce molto. Come aveva detto già, studio agraria all'Università Politecnica delle Marche. E fare un'esperienza nel pratico, mettere le mani in pasta, nella pasta di olive in questo caso, arricchisce moltissimo perché ci si va ad approcciare a quella che è realmente la realtà produttiva e si capisce a fondo quali sono, insomma, gli aspetti più importanti dell'oleotecnica e quali sono, insomma, le tecniche di produzione dell'olio extravergine d'oliva in una maniera più pratica. Facciamo un'altra domanda dal punto di vista agronomico, andiamo sul campo. Le varietà autoctone, tutti spingono adesso per questo, ecco, qual è quella in questo ambito territoriale che si sente di, diciamo così, di apprezzare? È impropria l'espressione, ma comunque mi capisce di più. Allora, la cultivar tipica di questa zona in particolare è la dritta. Noi sappiamo appunto che, parlando l'esempio della DOP di olio extravergine d'oliva Prutino Pescarese, abbiamo per disciplinare tre cultivar riconosciute che sono la dritta, il leccino e la toccolana. E la dritta è la cultivar più presente in questa zona negli esemplari arborei del territorio. È una cultivar straordinaria che ci regala un olio di alta qualità con spiccate note aromatiche, un piccante molto forte e anche un medio amaro. È un patrimonio del territorio. Turismo e territorio. Ormai da tempo questo concetto è stato assimilato. L'agricoltura, parlare di agricoltura significa parlare anche di turismo, di territorio, di ambiente. In questo caso, con un particolare riguardo per delle iniziative di CIA, agricoltori italiani, possiamo proporvi due interviste interessanti. Parlando di turismo, ascolteremo Pasquale Cantoro, presidente del GAL, gruppo di azione locale Terre Verdi Teramane, che ci descrive un'iniziativa estiva che ha avuto molto successo. Poi invece incontreremo il direttore generale nazionale di due organizzazioni, Turismo Verde, quindi il mondo dell'agriturismo, e La Spesa in Campagna, quindi il mondo della produzione agricola e dell'agriturismo, che incontra, diciamo così, i cittadini, noi consumatori. Sono due interviste che credo siano interessanti e desideriamo proporre alla vostra attenzione. Pasquale Cantoro, a Teramo è appena terminato GAL e dintorni. Cioè, che cosa è successo?
Che cosa abbiamo fatto? Noi nell'ambito del turismo sostenibile abbiamo identificato dei percorsi turistici che diciamo coprono tutta l'area di tutti i 21 comuni del GAL e ne abbiamo individuato 5 e in ogni percorso abbiamo creato un evento, abbiamo creato una giornata nella quale siamo andati a visitare aziende agricole con giornalisti, blogger, food blogger, tutti addetti alla comunicazione, quindi persone che potevano rilanciare il messaggio, verificandone diciamo la qualità, il metodo di approccio e i servizi che possono offrire ai turisti. Poi questo nel pomeriggio, la sera abbiamo organizzato una degustazione con tutti i produttori dell'area, con anche l'aiuto in alcune di queste iniziative anche delle Proloco, e poi si è tenuto un concerto di musica jazz organizzato diciamo è classico provincia di Teramo, questi concerti nei luoghi, nei monumenti storici. Sono stati momenti diciamo di esperienza per noi organizzativa per verificarne i problemi in quanto ci stiamo approcciando nel realizzare questi percorsi turistici e nel promuovere tutto il territorio, l'entroterra a cercare di far fruire maggiormente delle opportunità che sono veramente tante del nostro territorio. Ecco, a proposito di opportunità, quale l'interesse del GAL nel progetto di oggi, il progetto che si presenta qui a Pineto? Qui parliamo di turismo rurale e quindi parliamo della quasi totalità dell'offerta turismo rurale e la spesa in campagna, quindi produttori che trasformano e aziende agricole multifunzionali che oltre a produrre offrono servizi, recettività, ristoro e quindi più c'è una presenza qualificata, più c'è una numerosità, più siamo in grado di poter attrarre dall'esterno turisti e portarli sul nostro territorio. Tommaso Buffa da Roma a Pineto per parlare di? Allora, che parlare di agriturismi e parlare anche di vendita diretta. E abbiamo visto che vi è la necessità appunto dei giovani, la necessità di far capire a questo punto agli studenti, quindi alle scuole alberghiere, alle scuole agrarie, alle scuole del turismo, di poter fare con l'alternanza scuola-lavoro un'esperienza all'impiedi, quindi non sui banchi ma dove? In agriturismo. E quindi e far capire loro che in agriturismo hanno un'opportunità di lavoro. Questo è molto importante, poi anche sempre con i ragazzi assieme a loro insomma prendere la necessità di fare una formazione continua. Gli agriturismi hanno una necessità di una formazione continua proprio per poter mantenere o elevare gli standard appunto qualitativi della propria struttura, e anche i giovani anche durante questo percorso formativo e successivamente possono crescere anche loro proprio in agriturismo. Buffa, nella sua relazione lei ha accennato in maniera più che positiva anche al ruolo degli agri-chef. Esatto, e proprio su questo, cioè prendendo anche l'esperienza fatta proprio in Abruzzo, abbiamo ritenuto proprio far capire riconoscere insomma la figura dell'agri-chef come una figura appunto riconosciuta nell'albo regionale, in questo caso dell'Abruzzo, come figura appunto professionale dell'agri-chef, sperando poi che non soltanto lo facciano le aziende agrituristiche, i nostri appunto chef, agri-chef, ma anche gli studenti stessi in post diploma e quindi avvicinarsi all'agriturismo.
L'argomento che vi proponiamo adesso, in questo momento della puntata 1201 di Agricoltura Oggi, è un argomento di carattere sociale. L'agricoltura e il sociale, come sapete, vanno molto d'accordo. Penso alle fattorie didattiche, penso alle fattorie sociali. In questo caso parliamo di un progetto che è stato denominato Borgo Più ed è stato promosso da un'organizzazione che si occupa di volontariato finalizzato proprio alla cura di quei ragazzi che hanno dei problemi e per i quali c'è, come dire, la necessità di pensare al momento successivo, il cosiddetto dopo di noi, cioè quando non ci saranno più i loro genitori, i loro parenti, una grande preoccupazione per tante famiglie. Per scoprire questo progetto Borgo Più, ecco, abbiamo realizzato questo servizio. Dopo di noi è un programma che si fa carico delle esigenze di tanti concittadini che hanno una disabilità che li renderà soli ad affrontare la propria vita futura quando i loro genitori non ci saranno più. Le loro famiglie, oltre a dover confrontarsi con le quotidiane difficoltà, portano nel cuore anche questo enorme peso. Cosa succederà dopo? Abbiamo seguito i lavori di un convegno che si è svolto ad Alanno, dove opera l'organizzazione di volontariato Vittoria, la città dei ragazzi. Per fare sintesi, al centro dell'attenzione dei vari relatori quello che la presidente Anna Bergami, insieme a tutti gli altri protagonisti dell'organizzazione, vogliono realizzare. Un villaggio che assicuri protezione e inclusione e che esprima anche unicità. Per questo obiettivo sta dando il proprio contributo l'Università d'Annunzio, Dipartimento di Architettura, con il team di giovani coordinati dal professor Enzo Calabrese. Non è solo quella delle persone che verrebbero a vivere lì, ma di quelle che verrebbero a visitarlo come luogo unico. Non ce ne sono nemmeno quello che è a Padova, perché quello che è a Padova non ha un mix sociale, un'invenzione, un tentativo di essere un mix sociale così forte, no? È abbastanza un posto fantastico, l'ho visto pure io, ma come struttura proprio, no? Ma diciamo che si ferma anche un passo prima. Quindi il progetto è ambizioso, quello che posso dire con tranquillità è che è talmente ambizioso che si può fare, no? Cioè nel senso è pronto a essere fatto, non ha nemmeno costi eccessivi, la bellezza non ha dei costi eccessivi, la bellezza è l'inseguire un modo di pensare, l'inseguire un modo di fare che sia generoso. E il risultato sarà sempre un risultato di bellezza. Borgo Più sarà un luogo di fervente attività al centro di Alanno, con le proprie botteghe e ogni altra struttura dove vivere intensamente il proprio quotidiano. Per esempio, anche un modello avanzato di fattoria sociale che in verità già svolge con successo la propria attività. Certo, certamente, sì. Noi avevamo anzi iniziato un progetto che sono proprio le fattorie sociali occupazionali per giovani adulti con autismo. Avevamo scritto questo progetto per una fattoria di Cugnoli che ci è stata donata e che speriamo di poter portare avanti perché crediamo molto che sia una risorsa del territorio e che sia una risorsa in cui si possano spendere anche benissimo i nostri ragazzi speciali. Diciamo che sorgerà, sì. Speriamo al più presto, speriamo. Questo polo nel cuore di Alanno, però resterà ancora questo coinvolgimento di tutto il territorio? Certamente, sì, come si può vedere già dal convegno di oggi cerchiamo di fare rete più larga possibile che coinvolga tutte le istituzioni pubbliche e private, quindi speriamo che sì, che diventi una rete anche che riguarda tutto l'entroterra e speriamo anche tutta la regione. Ecco, porsi il problema del futuro, molti genitori hanno questa preoccupazione, certo. Vivono con ansia, a volte angoscia, no? Cosa succederà dopo? Che cosa potrà dare come aiuto questo punto di riferimento? Beh, l'idea del Borgo Più è proprio creare una sorta di borgo inclusivo dove ci sia anche possibilità, soprattutto per il tema del dopo di noi e quindi delle abitazioni per il futuro dei ragazzi speciali, dei ragazzi con neurodiversità, ma delle persone con difficoltà. L'idea del Borgo Più è proprio che sia, per essere inclusivo non può essere soltanto
di questa categoria di persone, se vogliamo metterla così, ma deve essere ovviamente un borgo per tutti, altrimenti non può essere inclusivo, altrimenti si rischia il ghetto e questo non è la nostra volontà. Sarà una comunità nella comunità o sarà tutta la comunità intesa in questo caso come Olanno e come territorio? Sarà una comunità, non una comunità nella comunità, ma è la comunità che in un certo senso si sensibilizza e comincia a farsi carico anche della comunità che soffre un pochino di più. Per il conseguimento dell'obiettivo si dovrà lavorare molto con il supporto dei privati, delle istituzioni. E a proposito, il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo, Lorenzo Sospiri, ha assicurato massimo impegno. Tuttavia, come ha dichiarato la stessa presidente di Vittoria, la città dei ragazzi, è necessario che ciascuno svolga la propria parte. È la difficoltà degli operatori e della sottoscritta che ne è responsabile è veramente enorme, ma non dipende. Dipende esclusivamente dalle amministrazioni pubbliche. Quindi, famiglie, muovetevi, partecipate, non aspettate che vi sia dato tutto e gratis. Amici di Agricoltura Oggi, grazie per essere stati con noi. Si conclude anche questa puntata 1201, speriamo che sia stata di vostro interesse. Continuate a seguirci attraverso il nostro sito agricolturaoggi.it oppure .com, ci sono i nostri contatti social, Facebook, Twitter, Instagram e c'è anche una iniziativa su Telegram. E poi c'è il nostro spazio YouTube che io spesso, molto spesso, definisco un po' l'archivio delle puntate, dei servizi di Agricoltura Oggi. Grazie ancora, alla prossima!